E domenica sono venuto qua con bicicletta e ho lasciato bicicletta fuori e è passato con i piedi a guardare, prendo un po' di aria. Solo seduto e visto due bambini dicono aiutare, aiutare. Al grido dei bambini che chiedevano aiuto, Omar non ha avuto dubbi, si è tuffato, vestito e con il cellulare ancora in tasca. Poi io subito ho portato uno fuori e poi l'altro. E tutte le gente dire bravi, salutari. I due bambini ora stanno bene, hanno 6 e 8 anni, sono fratello e sorella. Quando si sono ripresi dallo spavento hanno cercato il loro salvatore, ma Omar era già andato via. Qualche bagnante però l'aveva riconosciuto e nel giro di poche ore è stato incoronato come un vero e proprio eroe. Chiesto un po' di aiuto in giro, però nessuno ha visto che gli desse una mano, insomma, e si è buttato. Senza esitare. Omar ha 23 anni, ha salvato dal mare ed è stato salvato. È arrivato in Italia nel 2017, infatti, con un barcone che ha attraversato il Mediterraneo. Ora vive nel centro di accoglienza di Latina e lavora come falegname in una ditta della provincia pontina. È scappato dall'Egitto, dove ha lasciato la famiglia, per chiedere asilo politico in Italia. In attesa di risposta rinnova il permesso di soggiorno e quando vede qualcuno in difficoltà non esita a dargli una mano.